Io dico a Matteo Renzi che in campagna elettorale, se nel nostro movimento ci fosse stata una situazione di questo tipo, noi avremmo preso provvedimenti enormi. Pensa che per delle persone che non hanno restituito delle donazioni che noi facciamo con un patto interno e quindi non nessuno si è rubato niente, abbiamo reso i nomi pubblici, abbiamo cacciato queste persone, ci stiamo facendo restituire i soldi e li facciamo rinunciare addirittura all'elezione. Sono due pesi e due misure che queste persone attuano e soprattutto lo dico anche il TG1 con Montanari e con Orfeo che è il direttore generale si sta comportando malissimo perché sta rubricando la notizia sì. Di cronaca e questo non è possibile. Se il Movimento 5 Stelle avesse avuto questo tipo di problemi saremmo il telegiornale si occupava solo di questo per 40 minuti, neanche per 30.